Il 24 novembre 2009 Lea Garofalo, testimone di giustizia, veniva rapita, uccisa e sciolta nell'acido. Lea si era ribellata all''ndrangheta per offrire alla figlia Denise un avvenire fuori dal contesto criminale nel quale lei era vissuta. Milano ricorda il suo sacrificio per il riscatto e la dignità di tutti noi. Giovedì 22 novembre alle 18:30 al Virgilio in Piazza Ascoli, importante incontro pubblico sull''ndrangheta con Alberto Nobili, procuratore aggiunto del Tribunale di Milano. Sabato pomeriggio, so cosa fare. 24 novembre, ci troviamo alle 2:30 all'Arco della Pace. Tutti insieme, davanti alla biblioteca di Parco Sempione. Piantiamo un albero per Lea. Il 24 novembre ci troviamo alle 2:30 all'Arco della Pace. E tutti insieme, davanti alla biblioteca di Parco Sempione, piantiamo un albero per Lea. E domenica 25 dalle 20:30 al Conservatorio di Milano la musica sfida l''ndrangheta, un concerto gratuito con la splendida voce di Silvia Zaru per ricostruire armonie distrutte e ridare corpo a Lea, lettura brani della sentenza da parte dei ragazzi e intervento di Enza Rando, avvocato di Lea Garofalo. Ti aspettiamo!